insomma, che si inventano. Poi c'è sempre qualche coglione. Levate questa canzone, la cantava mio nonno. Dimenticavo Mazzoli questo sms, non lo legge perché lui li sceglie a convenienza. L'ho letto, coglione. Vai a fare in culo. Anzi, no, scusa, ti rompo il culo. Ti rompo il culo. Che non è più vietato dalla legge. No, aspetta, sono due le frasi che posso dire. Fatti i cazzi tuoi e ti rompo il culo. Oh. Per adesso, ma poi ci saranno altri. Altri, sì. Cioè? In che senso? Eh? In che senso? Sì. Da figlio di. Ah, si potrà dire. Però non si può dire Capperi e Sciocchino. Certo. La legge italiana è strana. Beh, insomma, siamo in un paese bellissimo, particolare. Ma a proposito di stranezze. Non ce ne frega. No. Ho trovato una notizia interessantissima. Ma chi se ne frega? È bella notizia. Non facciamo giornalismo noi. No, ma è simpatica, te lo assicuro. Praticamente, sai che c'è questa espressione in Italia, si dice. Ma no, come sta andando? Cioè, a casa tua tutto. Quando uno è scarsamente. Ma sta bene? Voglio dire. Sai che c'è la pianta che si allora, è allora, va bene gli occhiali che messo. Ma se non me la fai. Senti che si è allungata. Come? No, stavo raccontando che sai si dice cervello di gallina per certo no, perché poi ieri sera no stavo dicendo sono andato in giro con i miei amici, anzi volevo salutare Davide quindi praticamente hanno scoperto che proprio cervello simpaticissimo uccelli, no? Bene ragazzi, direi che è il momento di collegarci con un personaggio a cui molti sono affezionati. Sì, hai letto la notizia? No? Sì, c'era una battuta divertentissima. Ah, okay. Praticamente dell'uccello. Grazie Fabio, bravo. Sai, te lo ricordi il collezionista? Ti ucciderò, bastardo. Francesco di Sombri. Esatto. Che mi ha torturato perché lui era appassionato. Questo ragazzo qua ci chiamava me leone tutte le notti, di giorno, pomeriggio. Oh, ci chiama ancora. Io ho cambiato numero e glielo ho messo in quel posto. Ma me lo ma sai che questo è una... Basta! E allora cosa è successo? Abbiamo pensato di fare un viaggio all'interno dell'azienda e proporre il collezionista anche chi lavora a 105. Certo. Chiamando i vari interni. Tra questi ci sono segretari e l'amministratore delegato. Sai che c'è anche un giornale. Basta! Vai, grazie. Lo Zoo di 105 presenta Viaggio all'interno dell'azienda. Viaggio al... The 105 Zoo. Welcome. Music. Studio 1 di Radio 105 a Milano inizia lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105. Buongiorno. Sono reduce da una nottata. Cosa? Molto romantica. Ma vai, è vero. 105 è lo zoo. 105 è lo zoo. Troviamo gatto e bambezza. 105 come no. 4 deficienti in frequenza. 105 105. Ciao che c'è. 105 è lo zoo di 105. Buongiorno Italia! Buongiorno! È la verità, ragazzi, non sto raccontando cazzate. Cioè, cosa hai fatto? Ieri sera sono stato a Roma, sì, che è una città molto romantica, oltre a essere secondo me la città più bella del mondo. Sì. E insomma ho passato una serata molto dove romantica. Dove hai passato questa serata? Ero in Piazza di Spagna. Hai trovato Giulio Cesare? Ho trovato Giulio Cesare e gliel'ho messo dietro. Hai mangiato il pan di Spagna? No. Hai sentito una canzone di Spagna? No. Però l'ho vista però a Spagna. Hai visto Spagna? Guarda caso. Hai fatto una spagnola? No. Senti, a parte i cazzi miei che non interessano a nessuno, sì. E poi non è vero perché alla fine la gente si affeziona a queste cose, cioè sì, vuol sapere come prosegue la nostra vita privata. Ma tra l'altro io parlando di Matilde l'ho vista molto più in forma e ho capito perché. Perché sei fatta mezzo no. Perché ce l'hai talmente piccolo che tutte le volte che lo fate è come se facessi agopuntura. Ma vai a cagare, scemo. Ieri l'ha mandato all'ospedale addirittura. Chi l'ha mandato all'ospedale? Cosa tu ha mandato all'ospedale? È enorme, bravo, diglielo, c'ho un enorme uccellone. Ieri mi sono meravigliato, ragazzi. Perché? Perché? Che cosa c'hai messo le gambe? È possibile. Come fai ad averlo visto, scusa? Dove eri? Tu a Roma anche tu? Ho messo il binocolo. No, quello era l'obelisco di Aksum, Leo. Sentite, possiamo niente. Non parlare del mio enorme uccellone, certo, per favore? Che mi crea imbarazzo. Sì. Avere un uccello molto grosso. No, Marco, per favore. Infatti, stai scherzando. Sto scherzando. Diciamo la verità. Allora, sono arrivate centinaia, che dico migliaia, di segnalazioni dei nostri ascoltatori che sono incazzati neri per questa questione del concerto degli U2. Cioè, cosa è successo? Ma pare che molta gente abbia acquistato i biglietti per il concerto su internet, che gli abbiano promesso di, insomma, di ricevere i biglietti in tempo, e invece i biglietti non ci sono. Non più. Arrivano mai. Loro hanno pagato e non gli hanno dato il biglietto? Esattamente. Che strano. Un sacco di segnalazioni, anzi chiediamo a tutti gli ascoltatori che hanno avuto dei problemi simili di contattarci immediatamente al numero verde, quindi non vi costa un cazzo. Sì. Risponde Nadia Centralina Bollente. Vado solo con i VIP. Vado solo con i VIP, quindi se non siete VIP non vi caga di striscio. Il numero è 800 105 105. Sì. Lasciate nome, cognome, cosa è successo, eccetera, è un numero dove richiamarvi. Perché vogliamo fare chiarezza su questa piccola frode. La faremo. Perché dai. Non è bello, voglio dire, siccome costano anche tanti soldi, certo, si parla anche di 115 euro, però pare che 250.000 lire appunto per avere dei biglietti, sai, insomma uno girano un po' i coglioni. Però l'agenzia che si occupa di distribuire
per i biglietti, sì, ha promesso che se non riusciranno a dare i biglietti per gli U2, sì, regaleranno i biglietti di Alex Britti. Ma che cazzo, visto che la gente è incazzata. Noi vi aspettiamo, tra l'altro, questa sera alla discoteca Continental a Colico Lecco. Ma detto che è una stalla, Leo, è possibile? Lasci stare, tu quale stalla? A te interessano solo i soldi, no, certo. No, tu sei c'è gente in video. E poi domani sera vi aspettiamo alla discoteca Vanilla a Monteriggioni, provincia di Siena. E cosa, è una macelleria questa? No, no, è un locale bellissimo. Monteriggioni è una delle località medievali più belle e rinomate del pianeta. Bello, allora staremo bene. Stiamo parlando di Siena. Questa cinta muraria illuminata a giorno nella notte. Wow. Bella, eh? Wow. Scusate se faccio sfoggio di cultura. Ah, beh, a parte queste cose qua, dopo parleremo di un articolo che ho letto sul giornale molto interessante. È un sondaggio fatto sui giovani italiani. Sì. E pare che adesso l'amore vada fatto a rallentatore. Ah, in che senso? Dobbiamo entrare in profondità. Aspetta, perché aspetta, piano piano. Più tardi ne parliamo. Sì. Ma la prima cosa di cui voglio parlarvi è di quest'uomo strano che abbiamo in regia. Ma chi? Il nonno cattivo? Il nonno cattivo, un DJ che ha perso un dente durante la diretta, un DJ che ha scoperto di avere dei funghi sui piedi, ovunque, e poi di aver scoperto di essere allergico a ogni tipo di materiale esistente al mondo. E di essere, peraltro, un panda goloso. Un panda goloso. Quest'uomo approfitta di questo mestiere che fa, ovvero il tecnico dello zoo, per buttarsi giù qualche bella vacona. Diciamo la verità. Chi lo farebbe? Solo tu lo fai, merda. Vabbè, anche con mollo, dai. Anche con mollo, è vero. E a questo punto Canal Jimmy, il grande canale satellitare del venerabile Jimmy, ha realizzato un programma solo per quest'uomo inutile, quest'uomo insulso, dai, questo porco che va con Bugs Bunny del consolato americano. Ci colleghiamo con Arnold Porco. Andiamo. Benvenuti nel mondo di Canal Jimmy. Per accedere al menù, dai due pugni al tuo amico che hai a fianco e attendi qualche secondo per il caricamento. Tasto 1. La radio che pacchia. La radio che pacchia. Che pacchia. Questa sera alle 23 non perdere il nuovo strabiliante, indignante, ributtante e vergognoso documentario su un essere pronto a tutto, tutto pur di farsi una chiavata. Arnold Bacchin. Arnold Bacchin, il famoso DJ vigevanese, darà vita ad una serie di scoop che vi lasceranno senza fiato e vi faranno venire voglia di scassarlo di mazzate. Il giovane tecnico dello zoo di 105, nonostante abbia un aspetto fisico improponibile, nonostante perda i denti come gli anziani e si vesta come quei culattacchioni dei Village People, riesce in modo spregevole a trombarsi le ascoltatrici della radio che lo credono un potente magnate. È così che l'infame attira le sue prede. E poi, Zack, con la scusa del mondo dello spettacolo, le fa cantare nel suo microfonone rosa. Ma i metodi del porco sono infiniti. Lui scruta gli sms delle ragazzine che scrivono a Mazzoli e Fabio e che gli dicono di essere vogliose di affetto. Le contatta e si spaccia per il manager dei ragazzi. E anche lì. E anche lì, Zack, le infila col suo pinolo grasso. La radio che pacchia. La radio che pacchia. Lavorare in radio uguale infilare il pinolo. Non perdere il grande documentario sul porco malefico. Ehi, hey Arnold, adesso che non ci sente nessuno, come? Mi passeresti qualche numero di cellulare? No. E qui il pinolo fa la ruggine. No. Energia. Energia. Stupore. Stupore. Questa è la nostra musica. Forza ragazzi, alzate le mani verso il cielo e seguite il tempo. Sentite che energia, ragazzi. Senti che puzza, sarà che c'è leone. Minchia che odore, di merda e cavolfiore. Si apre la bocca, chiamate un dottore. Siamo tutti male per colpa del terrone. E dai leone, lo sai che prima o poi morirai. E dai leone, lo sai che prima o poi morirai. E dai leone, lo sai che prima o poi morirai. Ma facci un favore, passa fuori anche tu. Questo è lo Zoo di 105 e oggi apriamo con un disco dedicato a moi. Andiamo. Stasera abbiamo culo, ti son portati Mazzoli sulla luna. Stasera che fortuna, hanno inculato Mazzoli sulla luna. Ah, 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 dai.
ferie andremo a un Giove, ma il clima è gelato, la radio non si sente, peccato, non so faccio pure cacche. Tutto le notte, caro tu cazzo stu nasone, è malato, è lunario, lui vuole solo zizzagnare, è vero! Che fregatura, ha preso i calci in culo sulla luna, adesso me lo giuro, gli smaccherò la testa contro il muro. Andava dai, stasera abbiamo culo, si son portati mazzoli sulla luna, stasera che fortuna, hanno inculato mazzoli sulla luna. Andava dai. Questo è lo Zodi 105. Il cielo e le stelle, che bello, e l'arcobaleno, Auz, lo Zodi 105, che famoso, di tutti i pianeti, andava dai, tutte le day, tutte le notte, caro un bucazzo su una zone, Auz, e malato, è lunato, lui deve solo zizzagnare. Non so che fregatura, ha preso il calcio in culo sulla luna, adesso ve lo giuro, gli sbatterò la testa contro il muro. Stasera abbiamo culo, si son portati mazzoli sulla luna, stasera che fortuna, hanno inculato mazzoli sulla luna. Andava dai, andava dai. Lo Zoo sulla Luna, uno dei capolavori dell'estate appena passata. Bella canzone. Abbiamo una serata sulla Luna, sai? Abbiamo una serata sulla Luna. Ci hanno chiamato. Chi ti ha chiamato? Carmelo ha detto che ci hanno chiamato sulla Luna. Te lo vedi Carmelo che va sulla Luna col missile dell'Astra? Sì, dell'Open. Siamo dal lato chiaro o dal lato oscuro? Oscuro, oscuro, meglio. Oscuro. Sai come piace a noi, voglio dire, no? No, è oscuro lì, ma i nostri culi sono bianchi. Cosa ne sai tu? È chiaro, ma come? Ma tu mi vedi il culo? Quando mai? Spiega. Sempre, Marco, ce l'hai sempre di fuori. Ogni tre minuti ce l'hai fuori. Io sì. Al buio è sempre chiaro lì. Ma questo c'è la lampadina. È vero, sembra una lucciola, sei fluorescente dietro. È lì perché ha furia di, capito? Si lucidare. Sentite ragazzi, dobbiamo collegarci con un DJ che è un po' di tempo che è rimasto in sordina. Comunque sta lavorando tantissimo in giro per l'Italia con lo Zodi 105. Infatti, senza il nostro permesso, però. Si è fatti i manifesti con scritto dallo Zodi 105 Franco Sensation. Ha preso 1.200.000 di multa. Un DJ. Multa da 1,4 milioni di euro a un DJ. Sì. Cosa? Aspetta, eh? Prova il palloncino. No, pirateria musicale, eccetera. L'uomo dovrà pagare 1.400.000 euro per aver usato migliaia di file musicali pirata durante il suo lavoro. Vuoi dire che ci sono dei DJ che suonano in discoteca con i CD masterizzati? Ma no, sei impazzito! Ma poi scusate un attimo, allora, dicono la pirateria deve essere punita. Allora perché cazzo vendete i CD da masterizzare, i masterizzatori, esatto, i programmi per masterizzare? Cioè tu vai in un negozio di computer, sì, e ci sono addirittura dei programmi tipo vuoi masterizzare il tuo DVD preso da Blockbuster? Certo. Cioè, si chiama proprio così il prodotto, no? E dice ma come cazzo? Ma non venderli? Come la storia delle sigarette. E poi fanno la pubblicità con Faletti. Ora, Faletti, a me è piaciuto moltissimo il tuo libro, sia il primo che il secondo. Non l'hai letto il secondo, Bugia? L'ho letto il secondo. Hai letto? Sì, sì, l'ho comprato in aeroporto come sempre. Ah, è vero, giusto. Però come attore Faletti. Dai, con i CD che gli passano, gli fanno i capelli, dai. Buona cagata, un po' una cagata. Però io dico, scusami, allora, fumare fa male, siamo d'accordo. Dai. Io sono un coglione, tu anche, Arnold pure. Sì. Però io dico, se le vendi le sigarette, tra l'altro con il tuo marchietto del monopolio dello Stato, sei un merdone. Certo. Stessa cosa vale per quelli che producono i CD da masterizzare, i masterizzatori e i programmi per farlo. E a Napoli cosa devono fare a Napoli? A Napoli sono i numeri uno. A Napoli gli puoi togliere tutto e comunque riescono comunque a fare 40.000 miliardi di milioni di miliardi di miliardi. Napoletani, siete i miei miti, io vi amo. Pensa che a Napoli sono talmente abituati a comprare i CD masterizzati, sì, che quando prendono originale tolgono il bollino della SIA, se no gli rovina la collezione. È vero. Numeri uno, Napoli numero uno al mondo. Ma attenzione, stiamo parlando di un grande DJ, è Franco Sensation che ritorna in due parti, tra l'altro. Andiamo.